So che ho sempre sonno. Io sì, ti porto sulla luna. Io vengo dalla luna. Io... Ragazzi, state comodi? Sì. Io sto comodo, Antonio. State comodi? Sì, sì, comodissimo. Bene, allora, do il bentornato a Realino Dominici, poeta di Lubriano, che è un po' di tempo che non ci vediamo, da un qualche mese, sì. Qui a State Comodi, e a Valentino Sacca, che è stato qui più di recente per parlare anche del Festival del Cinema di Roma, sì. E dei Festival del Cinema in generale. Bene, perché vi ho invitato qui? Perché, siccome è uscito finalmente il film di Mario Martone, Il giovane favoloso, sulla vita di Giacomo Leopardi, allora è arrivato il momento di commentarlo, se siete d'accordo. Sì, sì, come no, certo. Possiamo commentare? Sì, certo. Poi, visto che abbiamo anche un poeta, poi volevo chiederti una cosa, ma per caso tu hai un parente, un cugino che fa il frate? Che ti... è venuto qui un personaggio, si chiama Fratellino, che... è venuto qui a dire anche le tue poesie, cioè a me sembravano le tue proprio, te lo dico, non è che c'è un caso di plagio. Ma credo che sia la mia ombra, tanto per dire. Addirittura? Poi, addirittura, sì. Dove vado io c'è Fratellino, guarda caso. Ma sta a Lubriano? Sì, esatto, abita pure lui. Ah. No, ossia, lui sta in un convento qui vicino, però mi viene a trovare a Lubriano, sì. Va bene. Senti Valentino, se sei d'accordo io farei partire il poeta. Come no, certo. Sì, da una poesia, visto che parliamo di Leopardi, un poeta, un grandissimo poeta. Noi abbiamo qui un poeta, gli facciamo dire una poesia sulla luna. D'accordo. Bene. Sì. Vai, quale hai portato? Io ho diversi, comunque ora dico luna magica. Bene, sentiamo. È una notte buia. Scocca l'ora della luna. In quel magico momento si spezza l'incantesimo. La luna dal candido pallore vola in cielo come un aquilone, cantando con uccelli notturni, ballando su prati in fiore. Luna, quanti segreti di amore nascosti racchiudi nel tuo magico cerchio per celarsi poi in un altro cielo. Bene, e abbiamo aperto il discorso poetico anche qui a State Comodi ufficialmente con la luna, sì. Con la luna, sì. Perché con la luna, Valentino? Perché anche nel film di Mario Martone su Giacomo Leopardi si apre con la luna. Sì, beh, la luna comunque è un elemento base, diciamo, della poesia, della narrativa e di quant'altro, e il film di Martone apre e chiude il suo film appunto con l'immagine della luna, esatto. A cui Giacomo poi Leopardi ha dedicato dei versi, no? Sì. Devo dire che, come mia opinione sul film, io ogni volta che vedo un film di Martone rimango estasiato, perché ha un modo di girare che a livello tecnico si distanzia completamente dal cinema, diciamo, alla fiction, alla Rai fiction, diciamo, no? Certo. Quindi sempre impostato in quella maniera, campo contro campo, inquadrature fisse e molti. Io per questo ti ho invitato, perché la cinematografia di Martone, sinceramente te lo dico, non la conosco. Finora ho visto solo questo qui di Leopardi. Io posso dire che Di Martone ha anche un modo fluido di fare i carrelli, queste inquadrature molto cinematografiche di ampio respiro, sì. Che manca, insomma, c'è una carenza enorme nel nostro cinema attuale. Come si è soffermato anche sulla siepe. Sulla siepe. Sulla natura e sulla siepe, proprio. Appunto, ecco, questo io voglio arrivare a questo snodo principale, perché la natura, proprio natura morta, come te la mostra Martone nel film, comunque sempre presaga di morte, no? Sì. Ricordato la memoria appunto un film abbastanza recente di Alexander Sakurov, che è Faust, tratto da Goethe, sì. Ed è un film molto faustiano in questo senso, il film, certo. Di Martone, no? Era abbastanza dark. È abbastanza dark, abbastanza oscuro, abbastanza inquietante, e poi è anche faustiano secondo me dal punto di vista che la figura di Leopardi è una sorta di Faust che fa un patto con il diavolo. Qui il diavolo in realtà è la letteratura, la cultura, sì. Perché comunque quasi che asciuga, diciamo, l'anima di Leopardi, lo rende, diciamo, malato, no? Per quale motivo è il Faust, cioè il diavolo? Adesso spieghiamo, perché anche a Realino, che non l'ha visto il film, noi l'abbiamo visto, non l'ha potuto vedere, però noi spieghiamo. Sì. Durante il film viene fatta vedere anche un po' la storia, la crescita anche di Leopardi da bambino fino ad adulto, e
viene mostrata la sua vita proprio in famiglia con i suoi genitori e i vari istitutori dentro casa che avevano una forte morale religiosa, cattolica. Cattolico-borghese. Ecco, borghese. Era abbastanza soffocante, no? Diciamo. Però comunque aveva una grande biblioteca dentro casa, quindi insomma la cultura era dentro casa, però la poteva utilizzare fino a un certo punto. Sì, diciamo il diletto per la cultura diventava un memento mori, cioè un momento di darsi alla morte, anche quasi di rendiduarsi alla morte. Ecco perché comunque la cultura libraria, cartacea, diventa quasi una sorta di demonio, no? Che asciuga, diciamo, l'anima di Leopardi, quindi lo fa deperire, lo fa morire giorno per giorno lentamente in questa, sì, biblioteca sempre chiusa, oppresso, no? Che non può vedere l'aria aperta, non può stare all'aria aperta. Devo dire appunto le sudate carte, no? Della, sì, poesia di Silvia, appunto ormai note nella memoria appunto su Leopardi, le sudate carte diventano appunto un mezzo, uno strumento per darsi la morte, no? Attraverso, certo, questo avvelenamento culturale. Cioè la cultura da cosa importante di apprendimento, di conoscenza, diventa qualcosa di nefasto e di negativo. Certo, anche un po', diciamo, proprio per le vicende personali, sì, lui si rinchiude ancora di più. Ancora più si incistisce in questa realtà, diciamo. Sulla cultura. Esatto. E si chiude. Sì. Rimane molto spesso proprio in solitudine. Riferisce, cioè, giorno per giorno, diciamo, sì, ecco, al lume di candela, ecco. Sì. E devo dire appunto che Martone, ovviamente la seconda parte è ambientata a Napoli, quando lui si, sì, reca a Napoli con questo suo amico, no? Antonio Ranieri, interpretato, sì, da Michele Riondino. Michele Riondino. La parte napoletana, appunto, qui spicca molto il discorso che fa Martone nel suo cinema, che è quello del rapporto, diciamo, della morte come anche fonte, diciamo, di passione erotica. Anche, certo, no? Che c'è questa cosa in Martone. Pensiamo all'esordio suo, Morte di un matematico napoletano, un film strepitoso, in cui c'è sempre questo discorso, no, di una Napoli anche brulicante, come avrebbe detto Vittor Hugo, no? Brulicante, sì, come se le persone sono paragonate agli insetti, quindi comunque vive, che si muovono, umorose, però anche, diciamo, portatrici di una certa purulenza. Certo, ecco. Sì, in effetti, credo che sia anche legato al fatto che Martone mostra un'eruzione, penso, del Vesuvio, visto, sì, della zona, sì, penso sia legato anche a questo. Sì, esatto, quindi comunque un'immagine di una Napoli viva, veace, sanguigna, però anche sempre, come dicevo, appunto, portatrice di una certa malattia, di una certa, comunque, un certo virus endemico. Sì. Ecco, questo che ci ho visto e ci vedo spesso nel cinema di Martone, che insiste su questa cosa. Sì. Tra l'altro la figura materna, la natura matrigna, come la chiamava Leopardi, che ovviamente è assimilabile al rapporto pessimo che aveva con la genitrice, sì, una figura austera, terrificante, terrifica, quasi stregonesca. Per mostrarla cosa ha fatto Martone, ha usato un mega effetto speciale. Sì, però, perfettamente calato, mimetizzato nella storia, secondo me, sì, figura, il rapporto, cioè il dialogo che ha con la Sfinge, con questa Sfinge, no? Una Sfinge enorme di sabbia che è praticamente ha le sembianze della madre, che però poi si sgretola, ma questo è un incubo, sì, diciamo, che ha Leopardi. E diciamo è la rappresentazione più chiara della natura matrigna, come lui la definiva, no? Una natura comunque che depaupera, che impoverisce comunque il vigore giovanile anche di Leopardi, no? Lui voleva, sì, comunque vivere, voleva anche voleva innamorarsi e vivere l'amore anche con, sì, l'altro sesso. Purtroppo questo non gli era concesso, perché lui aveva anche dei timori ad approcciarsi verso l'altro sesso, quindi aveva anche dei timori, si chiudeva in se stesso come appunto un insetto brulicante, ecco. E quindi torna un po' il tema della solitudine, la solitudine, ecco, diciamo, sì, esatto. E proprio a questo proposito, so che Realino, magicamente il nostro poeta, ha una poesia che si intitola Solitudine. Sì. Vedi che è un tema proprio anche, penso, il poeta quando scrive o quando ragiona, ma lo stesso i letterati, i cineasti, sono degli animali solitari, perché devono comunque restare isolati per poter scrivere liberamente quello che provano e anche per sentirsi meglio in contatto con se stessi. Vero Realino, è così. Sì, comunque io credo che da ragazzo ha sofferto molto. Sì, molto, sì. Poeta, esatto. Certo. Senza essere, diciamo, ecco, libero come una rondine per ricevere, diciamo, le sue belle poesie, invece no. No, non era libero, esatto. Ma questo forse è stato un motivo per cui ha continuato e ha insistito su questa strada, proprio perché gli veniva impedito. Ecco, esatto. Perché comunque si è visto tramite questo film che Leopardi
nonostante si è sempre immaginato come un personaggio gobbo e studioso, Sì. fosse un rivoluzionario. Invece no. Sì, Ah, è sì, ecco, il questo, rivoluzionario. che è un rivoluzionario proprio per questo motivo, che Sì, si esatto, perché ribella. si ribella di quella vita che ha vissuto. Era un grande Ecco. iconoclasta per l'epoca. Lui si Certo. batteva contro, diciamo, queste istituzioni Luciferi, così, borghesi, esatto. cattoliche che lo Che lo opprimevano. primero, certo. E quindi da qui l'istinto di Sì. voler vivere e di voler continuare a studiare e fare poesia. Chiaro? Sicuramente Noi di rivoluzione, cerchiamo veramente. anche di, vedi, uniamo alto e basso. Qui spieghiamo Sì. anche a Realino che non l'ha visto il No, film, non ho visto il film, però però sentendo queste parole ecco, cioè, la poesia di stimola Omar ha recepito che ha l'animo del sofferto poeta molto. rivoluzionario. Giustamente. Era quasi un risorgimento spirituale suo, se vogliamo, no? Sì. Certo. Bene, sei pronto, Sì, Realino? sono pronto, sì. Allora, abbiamo Solitudine. Solitudine. Un vecchio, appoggiato al bastone, con fatica e solitudine trascina il suo dolore. Labbra mute trasmettono messaggi, pulsazioni si infrangono in un cuore indifferente. Hai urlato aiuto alla tua ombra che vaga nel mondo senza risposta. E qui abbiamo messo anche la solitudine versione Realino, ecco, Sì. quindi abbiamo inserito nel discorso del film. Poi, dal punto di vista della durata, ecco, io adesso devo fare una piccola critica. Allora, qui stiamo a state comodi, no? Di Benissimo. solito, ecco, voi state comodi adesso in questo momento sul divanetto qui in camera Sì. mia. Io sono andato al cinema insieme a Valentino, siamo andati insieme, però nelle poltrone io stavo veramente comodo, che c'è questo problema, e mi hanno fatto perdere un po' la concentrazione a un certo punto, verso 1 ora e 3 quarti del film. Quello è Ecco, l'effetto sabbia mobile che ha raccontato e Jokovic, proprio stavo talmente che si è comodo e mi calato. stava risucchiando dentro, io proprio ho iniziato proprio a ronfare, cioè ho iniziato ad avere sonno, stavo talmente comodo. Questo è sia da una parte la comodità della poltrona, Sì. dall'altra c'erano alcuni punti in cui forse, secondo me, Martone si è soffermato troppo su delle immagini e su delle cose che magari forse non erano necessarie al racconto. Secondo me no, perché cioè, la parte dello stile di Martone è molto lento, c'è cioè un dipanarsi molto lento e questa lentezza ancora di più viene acuita in questo film perché appunto su Leopardi bisogna rappresentare appunto degli ambienti, soprattutto nella parte recanatese, molto conchiusi, molto austeri, molto opprimenti, quindi anche lo scandire lento, appunto, letargico di questa realtà comunque cattolico-borghese che c'era all'epoca. Certo. Infatti molti hanno lamentato per la lunghezza del film, è troppo lungo e anche troppo lento, però sicuramente ti fa penetrare piano piano in maniera ipnotica anche in questo mondo, diciamo, fatto di carta e di sofferenza fisiologica, no? Certo. Tipicamente di Leopardi. Ma a me più che sofferenza, ti ho detto, mi ha fatto venire sonno. Poi un'altra cosa, la siepe, questa siepe, cioè a guardare oltre la siepe, uscire anche un po' da Recanati. Questo Sì. forse era il desiderio di Leopardi. Bene, io immagino, siccome qui siamo un po' cinefili, ma anche un po' cinofili, cioè amiamo anche i cani, secondo me dietro la siepe c'era un cane che faceva pipì. Definizione giusta. Poi, altra curiosità, adesso le sparo tutte così Sì, mi sì. sfogo pure io. Allora, Silvia, questa vicina di casa che abitava proprio di fronte a Giacomo Leopardi, quando era giovane a Recanati, assomigliava incredibilmente l'attrice, poi non so se nella realtà era così, a Maria Elena Boschi. Non l'ho presente tanto della faccia di La questa Boschi? la Boschi. Ministro Boschi di Ah, Renzi, sì, allora è così. bionda con gli occhi azzurri, cioè era È vero? somigliantissima. Sì. Qui c'è lo zampino del governo, è Sì. propaganda all'interno del film. Poi penso che sia casuale, Casuale, sì. noi stiamo comodi, pensiamo che è casuale. Diciamo che ha il cancro dell'eterno femminino poetico, quindi c'è Sì, la donna comunque anche angelicata, anche dantesca, comunque secondo me era così. Cioè io la vedo sempre così, con gli occhi chiari, bionda con gli occhi azzurri, un po' sì. uno È stereotipo. un po' Sì, sì, ecco. angelico, diciamo, Poi altre cose curiose che ho notato, queste sempre sul punto di vista mio, per non restare troppo sul tecnico, diciamo. sì.
c'è stato un nudo maschile integrale di un attore, Michele Riondino, cioè l'amico di Giacomo Leopardi, ovvero Antonio Ranieri, anche lui penso poeta, comunque Sì. scrittore, che collaborava con Giacomo Leopardi, soprattutto praticamente era quello che quando era stanco Giacomo Leopardi lui scriveva per conto suo. Scusa, ma girava nudo dietro la stanza con, sul film con le guardie, diciamo? Sarà Sì, sequenza nudo? Ah, sì. vivevano insieme per un periodo a Firenze e poi a Napoli, hanno vissuto Sì. insieme e a un certo punto nel film si vede l'attore Michele Riondino nudo perché esce dalla vasca da Ah, bagno, ecco, però proprio c'era l'immagine. completamente nudo, Sì. tutto, non si lascia niente all'immaginazione. Va sempre. E infatti da qui c'è stata anche qualche allusione, forse anche a livello proprio di critica Sì, letteraria. all'omnautismo di Leopardi, perché molti studiosi hanno un po' creato questa tesi, che poi rimane a livello teorico, basta secondo me, che Leopardi avesse delle tendenze omosessuali, molto nascoste o molto sottaciute, però la sua difficoltà anche nell'estrinsecarsi Nell'esprimersi. verso l'altro sesso, verso le donne, era appunto questa sua ritrosia dovuta a un discorso legato all'omosessualità nascosta. Poi questo non lo so, molti hanno vociferato appunto il rapporto con Ranieri, che fosse un rapporto appunto di quel tipo. Qui semplicemente ci sono due scene appunto, una che ha Sì. citato Antonio, questo nudo integrale di Riondino, e l'altra appunto la sequenza del Allora, la sequenza bordello. era in un bordello a Napoli. Sì. Verso la fine della vita di Leopardi, gli ultimi Sì. anni di vita li ha vissuti a Napoli, insieme a Michele Riondino si reca a un bordello di Napoli. E mentre ci sono varie donne che cercano di attrarlo per averlo come cliente, Sì, diciamo, per sì. dirlo in modo elegante, Soltanto una esatto. signorina lo attira a sé nella sua stanza. E utilizzando anche termini un po' intellettuali, perché hanno saputo che lui era attratto dalle persone colte, capito, la cultura, eccetera, con un inganno, quindi è stato attirato dentro. Ma questa donna in realtà non era una donna, era un uomo. E si vede pure questo nel film, non si lascia all'immaginazione, quindi era un trans. Ma E allora... quando scopre questo, ovviamente Leopardi scappa, deriso anche dai passanti Sì, che vedevano tutto. però anche qui c'è magari un accenno, diciamo, alla sua, diciamo, ipotizzata omosessualità. Ipotetica Ecco. omosessualità, ma in Omosessualità. realtà abbiamo capito che era l'impossibilità di stare con una donna, da una parte perché Silvia, forse che poteva essere la sua amata, Ma però è lui era morta comunque morta giovane, giovanissima. un'altra donna che era sempre penso nobile all'inizio del film, adesso non mi ricordo come si chiama il personaggio, che in realtà poi era diventata amante del suo amico Antonio Ranieri, Ah sì, Fanny. Fanny, però lei Già era abbastanza matura rispetto a quello che poteva una donna essere. matura che era interessata sì al lavoro di Leopardi come poeta, Sì. però non era attratta a livello fisico Fisico proprio. da Sì. Leopardi, questo. Esatto. E quindi a questo punto direi che c'è anche in proposito in questo caso una poesia di Rialino che si chiama Non posso. Non posso. Questa la puoi anche recitare a memoria perché Sì, so che la sai a memoria. d'accordo. Non posso. Nel mio cuore, specchio di magia, vedo il tuo corpo. Non posso parlarti, non posso toccarti, non posso baciarti, non posso, non posso, ma sono libero di sognarti. Ed è quello che penso abbia fatto anche Leopardi per quanto Una riguarda dea Silvia, puntana, Fanny esatto. e tutte le donne che lo hanno circondato, che però purtroppo Però non hanno sognava, sognava gradito. molto. Ha Sognava, sognato, esatto, e ha sognava molto. sognato e ha sfogato questi sogni nella Nella poesia, poesia, sì. scrivendo. Riassuntivati in questa maniera. Certo, perché anche se si è chiuso in se stesso, ha trasferito tutto nella Nella passione, passione, nella sì. poesia e ha continuato ad aggiornarsi. Abbiamo visto anche durante il film, veniva criticato già all'epoca dai vari intellettuali. Sì, perché non era capito all'epoca, era troppo avanti, era già molto moderno come pensiero Leopardi, soprattutto nelle sue operette morali, se non Certo, sbaglio, sì. lui Certo. faceva già dei riferimenti a, diciamo, a degli attacchi politici anche, no? Senza neanche Sì. troppo nascosti, e
E infatti per questo venne cacciato da Firenze. La chiesa ovviamente gli, certo, ha, gli ha, sofferto, ha sofferto ancora molto di più, sì, di quando era ragazzino ancora, perché la gente non lo capiva, non capiva, no. Esatto. E dava fastidio ovviamente, era diventato scomodo. Lui a livello politico era diventato, esatto, scomodo. E quei sentimenti li buttava sulla carta, tanto per dire, certo, li scriveva sulla carta. Sì. Okay. Gli intellettuali dell'epoca, a un certo punto si vede nel film, si sono riuniti per dare un premio. E questo premio poi è stato destinato al Manzoni, penso, sì, perché veniva accusato di essere troppo cupo, sì, nel senso di avere troppa sì, depressione, troppa malinconia, eccessivamente malinconico. Esatto, cioè, e la sua opera letteraria, sì, era continuativamente in questa maniera, esatto, anche per complimenti per il prossimo, per chi, diciamo, leggeva, certo, non li riproveravano lo stile, perché lo stile, no, lo stile infatti era impeccabile, sì, sì, però purtroppo i contenuti erano troppo pessimisti e, esatto, troppo, sì, malinconici per l'epoca, sì, quindi non erano accettati. Ci spinge molto su questo fatto Martone stesso, perché si vede varie volte questa accusa gli viene rivolta ripetute volte viene questa a Leopardi, sì, e Leopardi, cioè Elio Germano, sì, bravissimo, molto bravo, questo film eccezionale, non scade mai nella caricatura, e no, infatti non ci scade mai, fa mostra tutta questa sua sofferenza sullo schermo, si curva sempre, sì, di più, si, ogni, infatti diciamo ogni graduale, minuto che passa, sì, diventa sempre più ricurvo su se stesso e sofferente, e cioè lo spiega, ma immaginatevi voi, dice agli intellettuali, ad essere voi nella mia condizione, ma secondo voi io sarei felice in questa condizione? No, è quello che prova, cioè, certo, non può inventarsi un sentimento, cioè, è il suo, è il suo, è quello, è il suo stile, certo. Poi diciamo adesso questo ci ha insistito Martone, poi in realtà, beh, sì, c'è tutta una produzione anche a livello più ironico, beh, sì, ovvio, e sottile anche di, proprio a livello anche di critica dell'epoca, che comunque insomma aveva anche degli altri scritti. Martone si rifà proprio all'epistolario sì, di Leopardi, quindi comunque si è occupato di recuperare i carteggi leopardiani, e da lì ci ha maltrattato quel film, quindi comunque tutti gli episodi che lui enuclea sono reali, certo, sono riportati sulle carte di Leopardi. Poi ovviamente lo stile, quello onirico, molto visionario, è suo, di Martone, a parte, sì, dal suo registro. Ripeto, questo rapporto tra Eros e morte che c'è sempre, certo, in cima di Martone, quello è sempre così. Un'altra domanda: prima di questo film di Martone è stato fatto un film su Giacomo Leopardi? Io non credo proprio, penso che sia il primo film proprio. Il primo film in assoluto. Credo proprio di sì, adesso non lo so troppo sicuro. Forse questo è anche il motivo per cui ha determinato anche un successo a livello di pubblico. Credo di sì. La curiosità, insomma, c'è stata per questo. Adesso, dal film precedente che noi credevamo sul Risorgimento, che era realizzato appunto nel 2011, sì, Martone, da qui è iniziato proprio un percorso sulla rivalutazione proprio della nostra patria gloriosa di un tempo, nel periodo appunto risorgimentale, no? Sì. E quindi appunto dopo aver fatto un film a quadro, no, sul periodo del Risorgimento, ha deciso appunto di fare un'opera proprio tutta cucita su un personaggio di quel periodo, a risorto, sì, di quel periodo, cioè poco prima del Risorgimento di Leopardi, e quindi secondo me sta recuperando un po' le effigi gloriose del nostro Risorgimento. Anche rileggendole in maniera un po' diversa. Sì, esatto. Che, ad esempio, questo spirito rivoluzionario di voglia di vivere di Leopardi forse è anche un po' inedito. Sì, esatto, la scuola infatti non battono troppo su questo tasso della voglia di vivere sua, di questo suo essere iconoclasta, rivoluzionario, anche un po', diciamo, folle, diciamo, per i dettami dell'epoca, no? Sì. Quindi comunque è anche un Leopardi molto coraggioso e molto, diciamo, rivisto, diciamo, certo, ecco. Allora, visto che non viene in mente a nessuno qui, e forse non esiste un film di Leopardi prima di questo, però possiamo accostarlo, cioè almeno fare un confronto con il film Le voci della luna di Fellini, ovvero l'ultimo film di Fellini? Sì, sì, a parte la tematica della luna che ricorre, e poi anche il discorso della poesia, perché appunto la figura di Roberto Benigni è comunque una sorta di poeta, sì, lunare. Questo l'hai visto tu, Realino, al circolo? Le voci della luna con Benigni?
No, non l'ho visto. No. Allora, questo forse te lo devo far vedere. No, non ci sono stato su quel film. Beh, comunque, insomma, qui c'era Roberto Benigni che interpretava, sì, diciamo, un personaggio che era molto ispirato a Giacomo Leopardi. Sì, e però è anche rivisto in maniera un po' diversa. Adesso uso un aggettivo più comodo. No, non tanto. Era un personaggio rivisto alla maniera di Fellini. Adesso uso un aggettivo abusato: felliniano. Cioè, era un Leopardi felliniano che era un misto tra Leopardi e Pinocchio. Perché era Benigni stesso, sì, è stato definito in quel film il Pinocchietto di Fellini. Quindi non era Benigni come l'hai visto, sempre comico, espansivo, iperenergico, al contrario, era molto malinconico, riflessivo e lunare, cioè proprio per questo. Sì, lunatico, diciamo. Un po' lunatico perché il film La voce della luna è tratto da un romanzo che si chiama Il poeta dei lunatici. Adesso l'autore non me lo ricordo. Comunque è proprio così. Esatto. Visto che si parla sempre di luna, e a questo punto direi, Realino, tu ce n'hai un'altra di poesia con la luna, vero? Esatto, i giochi della luna, infatti. Ecco. I giochi della luna, luna vanitosa, cercando l'amore miagola un gatto sulle onde di un tetto. Luna piena, nel prato in fiori canta un grillo sulla soglia del suo castello. Luna spenta, nella notte buia, vola la civetta cantando tra cammini freddi. Luna velata, con voce rauca canta la ranocchia alla luna che più non brilla. Luna ballerina, è l'aurora, uno spicchio di luna al nuovo giorno s'inchina. E così abbiamo completato, rivisto il film tra cinema, letteratura e poesia con un poeta. Grazie. Prego. E pure io, vabbè, ne ho messo del mio con qualche un po' di. Abbiamo le varie anime che sono uscite fuori, da quella di Martone, di Leopardi, ma anche del Leopardi malinconico, ma anche del Leopardi ironico, perché questo pure è un po' rivoluzionario, no? Abbiamo rivisto così. Sì, sì, sì. Abbiamo riletto in questa maniera. L'ironia comunque era una forte arma comunque che avevano i poeti, i filosofi, no? L'ironia, e soprattutto nel Settecento, l'ironia era una forte arma. Bene, se volete dire un'ultima cosa ciascuno, poi chiudiamo. Io concludo così, insomma. Bene, tu Realino? E io posso dire questo, che sei stato tanto bene su questo divano. Sì, spero, va che bene. Questo... devi metterti... Ti è venuta curiosità di vedere questo film? Sì, senz'altro. Mi dispiace che forse ero stato invitato, infatti, non sono potuto venire. E come però mi ha descritto Valentino, mi sarebbe piaciuto vederlo, ecco, come questo grande poeta nella sua vita, sentendo un po' più o meno, ha sofferto tanto. Secondo questo racconto, ecco, tu ti ritrovi anche un po' in quello che abbiamo detto di Leopardi, qualcosa te lo ritrovi tu come a livello personale? Ognuno di noi, soprattutto diciamo che scrive poesie, dentro di sé tira fuori, diciamo, sprigiona quello che sente. E io, sentendo questo racconto, vedo, me la sento proprio in fondo, diciamo, che forse un giorno dirò qualche cosa pure io su questo film, benché che non l'ho veduto, ma ho sentito il racconto comunque e mi ha colpito. Bene, quindi okay. Ti ha colpito e ti ha incuriosito. Sì, bene, esatto. Allora ci siamo riusciti. Benissimo. Sì. Bene, allora io vi ringrazio per aver partecipato. Grazie. Sapete, per qui siete sempre ospiti ben accetti quando volete. E l'ultima cosa, vi saluto e continuate a stare comodi. Sempre comodi, sempre comodi. L'ultima luna, vi sono un bimbo appena.